Desideravo rendermi presente a questo convegno importantissimo ed esprimere la mia gratitudine, la mia riconoscenza piena di stima verso chi tutti i giorni attraverso il proprio impegno, non solo professionale ma che coinvolge tutta la propria umanità, si dedica a una porzione non trascurabile della nostra società, una parte tra le più fragili che merita tutta la nostra cura, la nostra attenzione, perché a sua volta tutta la società possa farsi più viva, più sicura e più pacificata. Siamo in qualche modo, anche se virtualmente sono solo unita a voi, nella città di Francesco, il patrono d'Italia, testimone principe della pace. Pace così oltraggiata, ma così necessaria in questo momento tragico in cui la guerra sta bussando alle nostre porte. Anche qui, ora, non possiamo non avere la mente costantemente rivolta alle sofferenze che tante donne e tanti uomini stanno patendo per la violenza cieca che ancora una volta colpisce soprattutto gli innocenti. Il vostro servizio si svolge principalmente in carcere, anch'esso un luogo dove la convivenza pacifica è continuamente messa a dura prova dalle condizioni materiali, morali e spirituali in cui si trova a vivere chi per le più varie ragioni è soggetto alla restrizione della libertà. Lo vediamo continuamente con le aggressioni nei confronti degli agenti e tra i detenuti. Lo vediamo nel dilagare della malattia psichica esasperata nelle condizioni di restrizione della libertà. Lo vediamo nella disperazione di troppi che tentano di togliersi la vita. Nel meditare sulle parole che desideravo rivolgervi come saluto, mi è tornata alla mente un'occasione che Don Raffaele sicuramente ricorderà, perché è legata alla mia prima uscita pubblica da ministra in un carcere. Ovviamente avevo visitato diverse volte le carceri italiane a vario titolo, anche in relazione al mio precedente incarico come alla Corte Costituzionale, ma il 19 aprile del 2021, poco più di un anno fa, si trattava di un'occasione speciale. Per iniziativa della sua direttrice, la dottoressa Mazzotta, la casa circondariale di Bergamo veniva intitolata a Don Fausto Resmini, il suo storico cappellano, morto la notte tra il 22 e il 23 marzo del 2020, era una delle prime vittime del Covid, malattia che lui aveva contratto per non aver mai voluto smettere di inseguire i suoi poveri. Uso appositamente questa parola perché mi colpì moltissimo questo tratto del suo apostolato. Lui non soltanto se ne occupava, ne prendeva cura, ma andava a cercarla là dove erano, e là dove erano andare a cercarli nella Bergamo di quei mesi significava esporsi a un rischio consapevolmente molto molto grave. E li inseguiva anche tra i detenuti, oltre che tra i diseredati a cui ogni giorno si indirizzava la sua opera instancabile. Erano tempi bui per tutti, ma soprattutto nella sua Bergamo. Non possiamo dimenticare le immagini di quei giorni e dei giorni successivi. Erano tempi bui in particolare per le carceri, dove la paura, l'angoscia, il panico per il rischio che il contagio si potesse propagare in un ambiente chiuso e isolato aveva innescato una stagione di gravissime tensioni, le ricordiamo tutti. E in quei giorni, tra i vari documenti che mi era capitato di leggere, anche in preparazione alla cerimonia di intitolazione del carcere a Don Resmini, mi era stato proposta la lettura di uno particolare che mi aveva colpito, ed era un resoconto di un incontro tra Don Fausto Resmini e Rita Borsellino, sorella di Paolo, grande magistrato di cui quest'anno ricorderemo il 30° anniversario dalla morte.
Due passaggi tra gli altri vi vorrei proporre alla vostra attenzione perché avevano richiamato la mia attenzione. Nel primo Rita Borsellino riferiva della sua visita e in proposito, era proprio al carcere di Bergamo che aveva fatto una visita, e in proposito diceva: le esperienze dentro al carcere, sono parole sue, mi coinvolgono in maniera fortissima. Non sono stanca fisicamente, sono stanca emotivamente, psicologicamente, per il fatto di entrare in quei luoghi, guardare quei volti, immaginare cosa c'è dietro ogni volto, dietro ogni richiesta di attenzione, dietro ogni gesto che viene fatto da queste persone nei miei confronti. Queste parole mi hanno colpito perché è l'esperienza che faccio anch'io ogni volta che mi capita di entrare in un carcere. C'è come un'intensità in ogni dialogo, in ogni frammento, in ogni scorcio, in ogni sguardo anche fugace, in ogni stretta di mano. Anche io avverto questa stanchezza come se venissi prosciugata in tutte le mie energie fisiche, psicologiche e morali, perché sono incontri in cui ci si rende conto che dall'altra parte c'è un'attesa che qualcosa possa accadere. Sono storie di miseria e a volte di inattesa grandezza, storie di abissi, ma anche di profondità umane impensabili, storie di privazione della libertà, ma anche storie di liberazione e conversione. È un'esperienza sempre irripetibile, mi immagino cosa voglia dire per voi che quotidianamente vi esponete a un'esperienza umana così esigente. È un'esperienza che Papa Francesco, nello stesso discorso da cui è preso il titolo di questo convegno, evoca con queste parole, citando la lettera agli Ebrei 13:3. Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere. Non si può entrare in carcere senza cercare di farsi almeno un po' compagni, immedesimandosi con chi vive, con chi lavora in quel luogo, con i detenuti, con gli agenti della polizia, con gli educatori, con gli operatori tutti. C'è davvero un universo speciale in carcere dove si riproducono più intense, più concentrate, più esasperate tutte le dinamiche della realtà esterna. E permettetemi di aggiungere uno dei motivi per cui trovo così impegnativa ogni visita in carcere è che c'è una silenziosa, non detta, domanda di autenticità. Non si può rivolgere una parola a un detenuto, a un agente, a un direttore di carcere, a un educatore, a chiunque, senza dire qualcosa di veramente autentico. Qualunque parola che abbia anche soltanto un accento formale o retorico si spegne in bocca. Allora, come sarebbe bello essere sempre così autentici in ogni minuto della nostra giornata. Io trovo che il carcere faccia bene innanzitutto a chi lo visita quotidianamente, proprio perché ci pone davanti a quella domanda di autenticità umana che vorremmo poter vivere sempre nelle nostre quotidianità. Questo tipo di esperienza si è reso evidente in modo illuminante il pomeriggio del Giovedì Santo scorso, quando Papa Francesco si è recato presso la casa circondariale di Civitavecchia per il rito della messa in Cena Domini con la lavanda dei piedi. Gli siamo infinitamente grati per aver voluto rinnovare anche quest'anno questo gesto paradigmatico della sua attenzione ad ogni uomo e ad ogni donna, e se possiamo dir così, alla sua preferenza per gli ultimi. Osservare da vicino la commossa incredulità dei 12 detenuti mentre il Papa lavava, asciugava e baciava i loro piedi ha destato in me la stessa commozione incredula. Vedevo nei loro occhi
in quegli sguardi che sembravano dire proprio a me, stai facendo questo proprio a me, proprio lui, il Papa, sta facendo proprio a me questo gesto. Sentirsi scelti, sentirsi oggetto di un'attenzione personalmente indirizzata, con un gesto semplice eppure così impeccabile come quello di chinarsi a lavare e baciare i piedi. Un gesto simbolico, certo, ma potente e pieno di significato, perché ridona la speranza e la coscienza di avere un valore e una dignità, prima ancora che essere destinatari di un aiuto materiale che certamente è necessario, ma che da solo non basta. Quanto abbiamo bisogno tutti di riscoprire ogni giorno che sia riconosciuto davanti agli occhi degli altri il nostro valore e la nostra dignità. Rita Borsellino poi proseguiva dicendo con un'altra affermazione che mi ha colpito molto, e diceva: se davvero vogliamo pacificare questa società, se vogliamo rimettere l'uomo al centro dell'attenzione, è necessario percorrere la strada indispensabile delle domande che non possiamo eludere. Suo fratello Paolo, quando qualcuno gli diceva che un suo compagno di scuola o qualcuno che aveva frequentato da ragazzo era entrato nella mafia, si chiedeva sempre: dove ero io che non ho saputo portarlo su una strada diversa? Sono queste le domande che interrogano la nostra responsabilità, dove un abbozzo di risposte è contenuto nelle parole che Rita Borsellino ricorda che suo fratello Paolo diceva spesso e le condivido con voi. Quando mi trovo davanti qualcuno, io prima di tutto cerco l'uomo. Ricordiamoci che era un uomo che aveva a che fare con soggetti che si macchiavano di reati gravissimi, anche di una violenza efferata, quasi animalesca. Quando mi trovo davanti qualcuno, io prima di tutto cerco l'uomo. L'uomo con i suoi errori, l'uomo con le sue debolezze, ma l'uomo. Perché l'uomo ha dentro di sé una scintilla divina che nessuno può spegnere, solo Dio la può spegnere. L'uomo, per quanto male faccia, non può spegnerla. Bisogna trovare quella scintilla e soffiarci sopra per ravvivarla, per fargli assumere la dignità dell'uomo. Come non scorgere in queste parole quel volto costituzionale della pena, quel senso di umanità a cui la Costituzione ci richiama nell'articolo 27 quando parla della necessaria pena. Torniamo sempre a quella sorgente inesauribile di creatività che è la nostra Costituzione. In questo anno al Ministero non ho avuto altro punto di riferimento che il nostro testo costituzionale nel disegnare le riforme che abbiamo proposto al Parlamento, quelle approvate e quelle in corso di approvazione. Il mio faro è lì, il testo costituzionale come ministro. La Costituzione è un testo quasi sacro ai miei occhi, perché è nata dalla vita, non solo dal pensiero, dalle idee, ma dalla vita di un popolo che ha sofferto ogni parola che ci ha tramandato. Per questo quelle parole sono delle sorgenti inesauribili, perché c'è dentro una vita che è ancora vita. E infatti dentro ogni principio costituzionale troviamo spunti continui. Riletto nelle sempre mutevoli circostanze storiche, ogni principio costituzionale sempre suggerisce orizzonti diversi e sempre nuovi da percorrere. Interrogata alla luce delle domande che il nostro oggi ci pone, la Costituzione è la sorgente riformatrice del nostro ordinamento.
Voi cappellani e operatori per la pastorale penitenziaria siete tra i principali protagonisti della possibilità che, per riprendere la splendida immagine di Paolo Borsellino, le scintille delle persone che incontrate non si estinguano, ma si ravvivino, ardano, crescano e si alimentino in un orizzonte di speranza. Il vostro è un lavoro essenziale che può innescare quella pacificazione dei cuori che è il primo passo per la pace nella nostra società che tutti cerchiamo. Il germoglio della pace possa sbocciare prima di tutto dentro di noi perché si diffonda attorno a noi. Ciò può accadere prima di tutto quando i nostri occhi imparano a guardare il mondo con uno sguardo nuovo. Uno sguardo che sia capace di immedesimarsi nello sguardo dell'altro, nei suoi desideri, nei suoi dolori, nelle sue speranze. Questa è la grande forza della giustizia riparativa a cui stiamo dedicando tanta attenzione nel quadro delle riforme, a cui so che anche Don Raffaele è molto sensibile. L'incontro come momento in cui, attraverso la narrazione e il dialogo, ci si possa immedesimare nel vissuto dell'altro. Questo è il cuore della giustizia riparativa. Persino la vittima nel vissuto dell'autore del reato, oltre che il colpevole nel vissuto della vittima. Fermiamoci un attimo e pensiamo cosa può significare un incontro così, quale potenza può sprigionare di innovazione e di novità nella vita di tutti. Marcel Proust, nel quinto volume della Recherche, la ricerca del tempo perduto, che evocativamente si intitola La prigioniera, scrive: «L'unico vero viaggio non consiste nell'andare verso nuovi paesaggi, ma nell'avere altri occhi, nel vedere l'universo con gli occhi di un altro, di 100 altri, nel vedere i 100 universi che ciascuno di essi vede, che ciascuno di essi è». Ecco, su questo vorrei concludere il mio saluto e indirizzarvi il mio augurio, con l'auspicio che possiamo vedere con occhi diversi il bisogno dell'altro, immedesimandoci nel suo vissuto, nel suo bisogno, perché, come diceva un grande direttore di carcere negli anni 50 e 60, Eugenio Perucatti, che aveva operato all'ergastolo di Santo Stefano, anche al di là delle mura possa sempre filtrare un raggio di sole. Grazie e buon lavoro a tutti.